Eccoci, siamo rientrati in diretta. Tra un attimo avremo anche il prossimo ospite e ve lo presento subito con una fotonotizia che diamo anche attraverso i nostri schermi. Allora, eccola qui, se la possiamo mostrare, c'è cioè il presidente De Luca e questa è senz'altro una sala ospedaliera molto importante. Si parla di cuore, si parla di Nola e della ASL Napoli 3 Sud. Nola Cuore 2024, la tecnologia robotica abita qui. E allora ci facciamo spiegare tutto dal nostro ospite che è il dottor Caliendo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie della chiamata. Dottor Luigi Caliendo ha un sottopancia molto lungo, noi l'abbiamo dovuto ridurre perché abbiamo qui ricordato che è direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia e poi del dipartimento area critica della ASL Napoli 3 Sud guidata dal dottor Giuseppe Russo. Allora, questa foto che stiamo mostrando, in cui si rende evidente, no, la chirurgia robotica per la cardiologia, dove siamo e di che cosa si tratta, dottor Caliendo? Allora, questa tecnica è un'applicazione molto recente, della robotica applicata alla cardiologia, in particolare all'elettrofisiologia. L'elettrofisiologia è una branca della cardiologia che cura le aritmie, soprattutto le aritmie pericolose, che hanno bisogno di un trattamento particolare, che non rispondono alla terapia medica, che vanno trattate con la terapia, diciamo, ablativa. Che sono onde che cioè si fa in effetti questa robotica. In che cosa consiste? Produce una mappa elettrica tridimensionale del cuore e va a scovare dove si producono le aritmie e la va a incidere in modo molto preciso e veloce, Ecco, in modo da ottenere un risultato importante, perché generalmente queste aritmie non sono molto sensibile alle terapie farmacologiche. lei quando parla di precisione naturalmente ci fa immaginare che gli interventi sono più brevi Molto più brevi, e molto più precisi e molto più sicuri. hanno anche dei costi, no? Per la degenza poi e anche Esatto, costi di bravo. La vita, no? Che degenza, possiamo immaginare. questo è un altro punto molto importante, perché si abbrevia molto la degenza. Ecco, tutto questo sarà. Prego, prego, dottore, prego, Mentre continui pure. prima si doveva tenere in osservazione un poco prima, un poco dopo, molti giorni dopo, per vedere se la procedura, che comunque si faceva, ma era una procedura molto più rudimentale, nel senso che l'operatore doveva cercare lui, attraverso i potenziali elettrici, dove era il problema, dove si produceva l'aritmia. Invece adesso è tutto in automatico, avendo una mappa, diciamo, tridimensionale. Ma hai una visione più veloce e diretta di dove c'è il problema e dove. E quindi la degenza è brevissima: un giorno, dopo un giorno, il paziente va a casa. Nola Cuore, 22 novembre, che proprio oggi, E questa è una stamattina io sto proprio iniziativa. arrivando alla sede del congresso, cioè è un tempaccio, per cui mi sono dovuto anticipare. Bene, quindi opinion leader di rilevanza nazionale, con appunto le nuove linee guida e poi i risultati degli studi scientifici internazionali. Molto spesso si Sì, stiamo pensa che. conducendo degli studi importanti anche con un altro centro tedesco e americano, perché questa robotica non è sviluppata in pochi centri nel mondo. In Italia è la prima, ce n'è un'altra a Milano, ma è un vecchio modello, non è come questo qua, molto più moderno. Noi lo abbiamo da aprile, abbiamo fatto a maggio l'inaugurazione, abbiamo già un 150, quasi 200 casi che abbiamo trattato. Ecco, molto spesso si pensa che appunto i convegni siano solo delle vetrine, invece sono confronti No, importanti assolutamente, per questo arricchimento, sì. è incentrato sulla cardiologia in generale, sulla cardiovariscemica, infarto, ma soprattutto su questa tematica delle aritmie, e dove vogliamo, insomma, presentare tutti questi studi che stiamo facendo e il lavoro che abbiamo fatto con questa attrezzatura particolare, Ecco. a cui tutti vogliono accedere, perché io ogni giorno ricevo una telefonata delle ASL, dei direttori generali, dei primari d'Italia,
perché vogliono conoscere meglio questa robotica applicata all'elettrofisiologia. Senta, dottor Calendo, noi questa mattina abbiamo dovuto aprire con una notizia che riguarda la sanità, ma è di cronaca e troppo spesso ne dobbiamo parlare. Il direttore generale di un ospedale importante, che è Villa Betania, ha detto: noi non sappiamo se dobbiamo curare le persone o stare in guerra, no? Perché ci sono troppe aggressioni. Ecco, su Sì. questo vogliamo spendere una parola? Questa è una problematica che purtroppo negli ultimi anni sta diventando sempre più importante. Si stanno vigliando dei provvedimenti, però non bastano, non bastano. Io non so perché sta succedendo questo fenomeno, è un fenomeno molto, molto particolare. C'è un'aggressione proprio dal punto di vista psicologico, soprattutto nei pronto soccorso. Io sono anche capo dipartimento dell'area critica che comprende i pronto soccorso e vivo questa realtà tutti i giorni. Questa situazione sta diventando molto importante. Stiamo discutendo, però, oltre a pigliare dei provvedimenti che fino adesso sono stati intrapresi, posto di polizia, guardie giurate, eccetera, eccetera. In questo momento probabilmente ci vuole più una educazione, diciamo così, a livello dei mass media che fa un po' di diciamo opinion leader a livello nazionale, a livello locale, far capire alla gente che tutto questo non serve a niente, serve solo ad esasperare gli animi e a mettere in condizione i sanitari a non fare bene il loro lavoro, è tutto a discapito della popolazione, perché quando poi ti trovo di fronte a queste situazioni vengono coinvolti dal Certo, punto di vista certo. psicologico e sanitario, tutti quanti ne possono pagare il prezzo. Per cui questa è una cosa molto particolare. Si sta discutendo a livello nazionale, ma diciamo il nocciolo è proprio questo. Bene. Però se voi ci fate caso, appartiene a determinate realtà, non è diffusissimo in tutta Italia. Mi duole dirlo in queste situazioni, a determinate realtà che dove c'è purtroppo una domanda troppo importante e una risposta troppo lenta. Per cui ogni paziente che arriva al pronto soccorso è chiaro che si aspetta 2, 3 ore, 4 ore, c'è chi non sostiene questa attesa psicologica e quindi dobbiamo anche velocizzare i tempi di risposta dei pronto soccorso, cercare di fare in modo che la gente non ha, perché questa poi è la problematica importante, non è solo il fatto di aggredire, tra virgolette, per un motivo futile, le attese sono lunghe nei nostri pronto soccorso, in certi pronto soccorso purtroppo. Dottor Caliendo, grazie di essere stato con noi. Ricordiamo oggi l'appuntamento al seminario arcivescovile di Grazie, Nola per il grazie a lei, convegno. grazie a Grazie, tutti, a tutti gli buon lavoro. ascoltatori.